Allora, siamo Filippo, Cosimo, Maddalena e Taro della seconda B dell'Istituto Tecnico Agrario di Firenze. E in questa scuola studiamo materie che relazionano l'essere umano e la natura. È stato molto divertente correggere i vostri lavori, soprattutto perché abbiamo capito quanto può essere difficile la nostra lingua e abbiamo passato anche un bel momento nel correggere. La terza classificata è Jade Goud, che ha scritto una poesia molto bella e nonostante alcuni errori grammaticali abbiamo capito bene il significato della poesia. E abbiamo apprezzato il lavoro fatto col PowerPoint perché ha organizzato bene lo spazio e ci sono piaciute le foto che ha messo che ritraevano una finestra della sua vita quotidiana. E abbiamo apprezzato in particolare due frasi, ovvero perché la tua bellezza è una perfezione e l'amicizia è un'altra forma per dire famiglia. La poesia di Alex Gavrillis è arrivata al secondo posto. La poesia ha una forma grammaticale molto corretta. Abbiamo apprezzato molto il fatto che abbia fatto un audio come visual, perché si è spinto molto oltre i suoi limiti, nonostante l'audio non sia perfetto. Abbiamo apprezzato anche tanto il fatto che abbia recitato nell'audio la poesia di Petrarca, perché è un pezzo della letteratura italiana, l'ha recitata in maniera molto corretta, nonostante alcuni errori grammaticali. Usa delle rime che nella lingua inglese non sono molto facili da comprendere e perciò l'abbiamo apprezzata molto. Al primo posto troviamo Claudia Wilson, che ha vinto il concorso. Infatti il suo lavoro nel complesso è molto ben strutturato. Abbiamo anche una corretta grammatica. È molto pieno di figure retoriche, tra cui similitudini, metafore, che arricchiscano il testo. Una frase in particolare che ci è piaciuta molto è i versi 8 e 9, che dice che gli esseri umani sono su questo pianeta da 6 milioni di anni, ma siamo qui allo stesso tempo. Il lavoro visuale e la poesia sono ben correlati da un'immagine dell'universo e delle stelle. Anche questa ci è piaciuta molto. L'unica pecca è che il PowerPoint non è all'altezza del lavoro della poesia perché è meno elaborato, però nel complesso è un buon lavoro. Tutta la classe vi ringrazia per questa opportunità e ci tenevo a far salutare tutti. Ciao! Ciao! Grazie ancora e ciao a tutti. Ciao.